3 ottobre 1993, pomeriggio. Un gruppo di elicotteri Black Hawk trasporta una squadra di ranger dell'esercito in un affollato centro commerciale nel cuore di Mogadiscio. La loro missione è catturare due luogotenenti del signore della guerra somalo Mohammed Aidid. Nella missione però qualcosa all'improvviso va storto. 5 Black Hawk erano stati abbattuti e tutti erano pilotati da gente in gamba. Abbiamo lottato con tutte le nostre forze per farlo stare sulle ruote. Non ho idea di come ci sia riuscito. Riuscì a vedere proprio il momento dello schianto. Una tempesta di polvere. Si vedeva lontano un miglio che nessuno poteva sopravvivere a un incidente simile. 18 soldati americani restano uccisi. I feriti sono 76. Muoiono anche centinaia di somali. I fatti di quel giorno sono diventati leggenda. Scoprire che alcuni dei tuoi migliori amici non se la sono cavata è davvero sconvolgente. Servendoci di rari filmati di repertorio e di ricostruzioni, voleremo insieme a uno degli elicotteri più sofisticati dell'esercito statunitense, il Black Hawk. Vietnam. L'elicottero da combattimento diventa maggiorenne. È qui che l'elicottero Huey, di fama mondiale, cambia l'aspetto della moderna arte bellica. Migliaia di Huey costituiscono la piattaforma da cui si scatena una massiccia potenza di fuoco. Quella del Vietnam è la prima guerra aerea. A quell'epoca lo Huey era un elicottero notevole. L'esercito se ne servì immediatamente in Vietnam per garantirsi la superiorità aerea. Lo Huey era stato fondamentalmente progettato per missioni di aiuto sanitario e non aveva affatto le capacità che l'esercito riteneva necessarie in Vietnam. Nel 1972 i progetti di conflitti futuri si spostano dalle giungle del sud-est asiatico per orientarsi verso le strategie della guerra fredda per le pianure d'Europa. Pertanto, nel mese di gennaio, l'esercito statunitense emana le specifiche per un nuovo elicottero multiruolo di prima linea. Con un equipaggio di 4 persone, la prossima generazione di elicotteri deve essere in grado di sollevare 11 uomini o un carico del peso equivalente, fino a più di 1200 metri e con una velocità di crociera di 320 km orari. Molto tempo fa, un grande uomo ebbe un'idea che si avvicinava molto ad un elicottero. Si chiamava Leonardo da Vinci. Sin dalla prima guerra mondiale, Igor Sikorsky ha dedicato il suo genio allo sviluppo dell'elicottero. Nel 1939 progetta il primo elicottero operativo al mondo e da allora ne produrrà più di 5.000 per uso militare. Negli anni 60 però Sikorsky è sconcertato quando la sua compagnia perde l'importante contratto per gli elicotteri Huey che va alla compagnia Bell. Gli affari andavano sempre peggio dopo la guerra in Corea. Gli ordini iniziarono a diminuire drasticamente, al punto che nel 1977 le consegne al governo americano cessarono del tutto. Non potevamo permetterci di perdere i rapporti commerciali con l'esercito, dato che rappresentava il maggior utente di elicotteri. Nell'agosto del 1972 le compagnie Boeing, Vertol e Sikorsky vengono scelte per realizzare i prototipi di un nuovo elicottero dell'esercito. Era questione di vita o di morte per Sikorsky. Dal punto di vista economico bisognava a tutti i costi aggiudicarsi il contratto. La compagnia perciò costituì due equip di progettisti. Fortunatamente io fui messo a capo di una delle due. L'altra fu affidata ad un altro straordinario progettista. Lo stesso giorno presentammo i nostri concetti base per l'elicottero. Il primo prototipo viene fatto volare nell'ottobre del 1974, 6 settimane prima del programma. L'esercito ha specificato come requisito imprescindibile la resistenza all'impatto. Per via di ciò l'elicottero è in grado di trasportare carichi più pesanti del previsto. Nel giugno del 1976 il collaudo viene completato con prove di volo in condizioni hot and dry, che vanno da quelle desertiche a quelle artiche. A notte inoltrata del 9 agosto 1976, però, avviene il disastro. Ray Leoni riceve la notizia di un incidente a Fort Campbell. Non riuscirà mai a dimenticare quella chiamata.
Ricordo di essere stato svegliato più o meno a 1 di notte con la notizia che uno dei nostri prototipi aveva avuto un incidente. E chiaramente per me fu come ricevere la notizia che mio figlio era ricoverato in ospedale per un incidente d'auto. Non mi diedero alcun dettaglio, semplicemente mi dissero di recarmi lì al più presto. Arrivammo sul posto la mattina del 10 agosto. Ci addentrammo nei boschi in cui si trovava l'elicottero e lo vedemmo quando praticamente era un passo da noi. Capimmo subito cos'era accaduto. Lì c'era tutto un equipaggio di 14 ragazzi dell'esercito che volavano di notte col nostro prototipo. Il rivestimento delle pale del rotore si è staccato, provocando una violenta vibrazione. Al pilota non resta altra scelta se non quella di effettuare immediatamente un atterraggio di fortuna. Fece una manovra straordinaria. Andò dritto giù recidendo tutti gli alberi intorno. Tagliò circa 40 alberi con le pale del rotore, alberi di una certa grandezza. Fu un atterraggio difficile, ma c'era riuscito. Ci fu un solo ferito tra gli occupanti, il caposquadra. Saltando giù dall'elicottero andò a sbattere contro un tronco d'albero reciso dal rotore e riportò una piccola contusione. Il giorno seguente, l'11 agosto, intervennero le squadre dell'esercito e approntarono 4 nuove pale del rotore principale. Avviarono i motori e l'elicottero si sollevò come la fenice. Non potete immaginare il nostro sollievo. L'equipaggio aveva riportato solo piccole ferite e il velivolo era ancora in grado di volare. Il recente disastro si trasforma in un colpo di fortuna per l'equipe di progettisti di Sikorsky. Sikorsky può adesso offrire la prova conclusiva della capacità del nuovo elicottero di sopravvivere a un impatto. Infine, nel dicembre del 1976, Sikorsky viene dichiarato vincitore e premiato con il tanto sperato contratto per la realizzazione dell'elicottero. I militari americani sono così in possesso del più avanzato elicottero biturbina da combattimento esistente. È l'unico progetto versatile dotato di sistemi di guerra elettronica destinato a operazioni di assalto aereo, di cavalleria aerea e di evacuazione sanitaria. Passerà alla storia come Black Hawk e sarà conosciuto come Night Stalker per il ruolo avuto in operazioni speciali. 1978. Il Black Hawk, elicottero di prima linea, vola in servizio per la prima volta. La sua tecnologia all'avanguardia, però, non è ancora testata sul campo di battaglia. Il Black Hawk ad alta velocità ha una straordinaria capacità di volo a bassa quota. La prima volta che sali su un velivolo del genere, hai la sensazione di essere attaccato a un razzo. Per via del cockpit diverso e delle sue capacità, questo velivolo va al di là di ogni altra esperienza provata prima. È un piacere pilotarlo, fa qualsiasi cosa. Ogni genere di evoluzione, anche più di quello che ti aspetti. È grande, spazioso, versatile, fa anche un magnifico rumore. La potenza viene dal rotore, dall'imponenza della struttura. Pura forza e potenza. È meglio di un UE. Il sofisticato Black Hawk è provvisto dell'avionica e dei sistemi d'arma più avanzati. Inoltre, l'elicottero è dotato di 2 mitragliatrici utilizzate dai capi equipaggio. La sua straordinaria versatilità richiede nuove abilità nel pilotaggio e nel coordinare l'equipaggio. Ci sono praticamente 2 serie di comandi, doppioni precisi di ogni cosa. Non c'è una vera postazione di comando. Si può pilotare il velivolo sia dal posto di sinistra che da quello di destra. Non fa alcuna differenza. Il coordinamento fra i membri dell'equipaggio è uno degli aspetti più importanti che la pattuglia e i piloti devono sviluppare e mantenere. Bisogna avere grande fiducia e rispetto per ogni ruolo. Tutti, quando si è sul velivolo, sono ugualmente importanti. Quando io dico sinistra, oppure vieni a destra, o ancora sali a 15 metri, o scendi fino a 1,5 metri, loro devono davvero farlo. Ogni volta in fase di atterraggio, il capo equipaggio si sporge dal finestrino e guarda in basso, e dice 6 metri, 4,5, 3, mezzo metro, coda a terra, sgomberare. Questo è ciò che sentirete nel corso di un tipico avvicinamento.
Nel 1981 l'esercito scopre un binomio perfetto tra le capacità avanzate del Black Hawk e le forze speciali. Il 160° reggimento dell'aviazione per le operazioni speciali diventa Night Stalker, in grado di colpire inosservato nell'ambito di missioni segrete in ogni parte del mondo. Gli equipaggi speciali vengono addestrati in avanzate tecniche di volo e di navigazione notturna, che utilizzano sistemi di occhiali per la visione notturna e di sensori infrarossi per la visione anteriore. Praticamente siamo stati i pionieri in fatto di sistemi di visione notturna alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80. Cercare di volare in ogni situazione è molto difficile, ma lo è 10 volte di più quando è notte. Ci sono diverse tonalità di verde che ti dicono cose riguardo al terreno, all'acqua, alla velocità, alla quota, gli angoli di chiusura. Bisogna volare per un bel po' di ore prima di riuscire a leggere gli schemi o i sistemi di navigazione notturna e abituarsi a quella visione e al modo in cui essa corrisponde a quello che realmente c'è fuori dall'elicottero. Per guardarti intorno ti servi della combinazione tra ciò che riesci a vedere con i tuoi occhi di notte e i sistemi di navigazione notturna. Hai bisogno di entrambi i pezzi del mosaico per essere in grado di comandare l'elicottero. Se c'è una cosa pericolosa per un capo equipaggio, soprattutto nel corso di operazioni speciali, è volare di notte e cercare di inserirsi in uno spazio troppo stretto per un elicottero. È difficile, ma bisogna sviluppare queste capacità. È l'unico modo per riuscire a volare di notte. L'esercito è entrato in possesso dei Black Hawk e degli occhiali per la visione notturna praticamente nello stesso momento. Ancora oggi, senza quegli occhiali, non c'è altro modo di effettuare quelle missioni. Nel 1983 i Black Hawk affrontano il battesimo del fuoco. Nel mese di ottobre gli Stati Uniti invadono la piccola isola caraibica di Grenada, credendo che i consiglieri sovietici e cubani abbiano intenzione di creare una base militare. Ha inizio l'operazione Argent Fury. L'America conserva ancora il ricordo del rischio di una guerra nucleare durante la crisi missilistica cubana circa 20 anni prima. Ero entrato da poco nell'unità. Ero lì da un mese più o meno. I Black Hawk per me erano una novità assoluta, dato che in totale avevo soltanto 15 ore di volo. Tutto mi era completamente nuovo. A stento conoscevo qualcuno nell'unità. Mi sentivo molto a disagio nell'intraprendere la missione. Decollammo di notte, non ricordo in quanti fossimo. Direi 8 velivoli più o meno. E ci dirigemmo verso Grenada, che era circa 1 ora e 20 minuti, con un velivolo che ha carburante per 2 ore e 20 minuti. Volammo sull'acqua, di notte. Per la foschia non si vedeva l'orizzonte. Eravamo stati in piedi per 2 giorni di fila e una volta arrivati lì avevamo i nervi terribilmente tesi. Arrivammo a Grenada, che era quasi l'alba. E verso le 4 effettuammo la nostra prima missione. Per via di ritardi nella consegna della strumentazione per la visione notturna, gli equipaggi dei Black Hawk devono operare in pieno giorno per trasportare le truppe in battaglia e liberare gli ostaggi civili dalle forze rivoluzionarie. Sul mio veicolo c'era un pilota veterano del Vietnam. Mi sentivo molto felice e tranquillo. Ricordo che a un certo punto mi sono preso le dita e le ho messe sotto le gambe per non vederle tremare. Pensai che non andava fatto, dato che bisogna sempre tenere i comandi nel caso si venga colpiti. Ma portammo a termine quello e altri 3 attacchi per liberare della gente. Al termine dell'operazione le forze americane catturano più di 600 cubani. L'assoluta mancanza di informazioni costa cara all'operazione in termini di personale e di strumenti. Durante la campagna di 3 giorni, i Black Hawk non sono stati utilizzati al massimo del loro potenziale. Il fatto di volare di giorno, piuttosto che trarre vantaggio dalle tecniche di volo notturno specializzato, contribuisce a rendere caotiche le operazioni speciali. L'operazione Argent Fury ha tenuto fede al suo stesso nome. Tra le tante lezioni che abbiamo imparato a Grenada, vi è la certezza che avremmo dovuto utilizzare questi velivoli di notte e in modo molto più efficace.
E da questa è nata la necessità di modificare l'illuminazione del cockpit e accettare l'idea degli occhiali per la visione notturna. Gli occhi indiscreti dei Night Stalker saranno presto testati dalla parte opposta del pianeta sui campi di battaglia arabi nel corso dell'operazione Desert Storm. Il 2 agosto del 1990 il dittatore iracheno Saddam Hussein occupa il Kuwait, paese confinante e ricco di petrolio. Con sua grande sorpresa l'Occidente reagisce prontamente e il presidente Bush Senior forma una coalizione decisa a estromettere le forze irachene. Mezzo milione di americani e forze della coalizione si raduna nel deserto sotto il comando del generale Norman Schwarzkopf. Il 17 gennaio del 1991 l'operazione Desert Storm, la missione per liberare il Kuwait, ha inizio con un pesante bombardamento aereo contro bersagli militari iracheni. I SEAL della Marina e i Black Hawk entrano in scena per mettere in salvo quei piloti abbattuti durante la campagna di bombardamento. Normalmente si crede che il deserto sia un luogo in cui è sempre estate e fa molto caldo. D'inverno, durante la notte, fa molto freddo. Durante una missione particolare ci capitò di partire attraversando una tempesta di sabbia e poi una di neve. Quando rientrammo al campo d'aviazione, la nostra base, per via della nebbia la visibilità era ridotta a 400 metri. Il Black Hawk è perfetto per il deserto. Il deserto è difficile da capire. Innanzitutto, non perdona. I nostri piani operativi ci imponevano di volare a bassa quota, perciò si poteva andare a finire su una duna di sabbia quando avresti giurato di trovarti a 15-30 metri dal suolo. Il tempo necessario per imparare a volare sul deserto variava da poche ore fino, in alcuni casi, a 6 mesi. Quando gli iracheni iniziano a lanciare missili contro i siti militari della coalizione e di Israele, vengono inviati diversi Black Hawk in missioni scova e distruggi per intracciare i missili e i lanciamissili mobili da cui partivano. Una missione importante ha luogo alla fine di febbraio del 1991, quando il reggimento di Night Stalker di Jim Crisafulli fa infiltrare una squadra di forze speciali all'interno dell'Iraq. Le cose però andarono storte. Una delle squadre che avevamo inserito era in serio pericolo. Una ragazza irachena si accorge di una delle squadre, che finisce sotto il fuoco nemico. A questo punto devono essere estratti. Ogni secondo è importante. Tre uomini, con intorno a 320 chilometri di territorio ostile e i nemici. Ci dirigemmo verso il velivolo, lo avviammo e mentre ci alzavamo in formazione, guardammo verso l'alto. Il secondo velivolo era in fiamme, fu terribile. Eravamo sconvolti. Sapevamo che significava mandare a monte la missione, dato che una missione di giorno con un solo mezzo, 320 chilometri all'interno del territorio iracheno, aveva zero possibilità di andare in porto. Randy e io decidemmo di fare a meno di loro e dell'autorizzazione. Comunque ci dissero di andare e il mezzo decollò come un bolide. Quando varcammo il confine non sentivamo il fuoco nemico. Comunque non riesci a sentirlo con 145 decibel di rumore. Scendemmo a 6 metri, poi a 4 e mezzo e infine a 3. Le forze speciali sono sotto un fitto fuoco nemico. Inoltre stanno per esaurire le munizioni. Se Crisafulli non arriverà entro 10 minuti, sarà tutto inutile. È terribile. Guardi la mappa e vedi che manca poco. Per me la distanza più breve tra due punti è una linea retta. E così facemmo. Passammo sopra una brigata, un'unità irachena, secondo i nostri dati. E vedemmo lampi, frammenti d'apparecchiature. Sollevammo la testa, li incrociammo a 5-6 metri d'altezza. Quando si voltarono per vedere cosa stava accadendo, non c'eravamo già più. Passammo su una duna e dall'elicottero sentivi l'odore della polvere, l'aria calda.
I motori erano al massimo, tutti erano completamente concentrati sul proprio lavoro. E chi si accorgeva dei nemici gridava: svolta a sinistra, a destra. A circa 3 metri vedemmo letteralmente di colpo una piccola duna. Vi passammo sopra a velocità di crociera. C'era un asino proprio di fronte a me, sembrava enorme. Detti un bel po' di collettivo, andai indietro per evitare di sbattere direttamente contro la testa dell'asino. E riuscii a passargli sopra. Mentre ci addentravamo nella zona obiettivo, eravamo a circa 5 chilometri, sapevamo della presenza di numerose linee di alta tensione. Perciò disse a Randy che avremmo dovuto passare di sotto. Lui era della stessa idea. Dovevamo passare sotto, ma sotto le linee ad alta tensione vedemmo altre linee. Dissi che sarei passato sotto, ma era impossibile. Crisafulli evita miracolosamente di urtare i cavi dell'alta tensione. All'improvviso il capo equipaggio individua in basso la squadra. Alla fine lo vedo. Eccolo lì, l'uomo più coraggioso del mondo. Jeff Sims stava in piedi sul bordo di un fossato, segnalando con un pannello VS-17, quello di identificazione, in mezzo a un diluvio di colpi nemici. Intorno a lui c'erano dei corpi, altre persone attaccate ed eliminate. Non si trova un coraggio simile per caso. Alla radio chiedevano cosa stava succedendo. La mitragliatrice continuava a produrre un rumore infernale, 4.000 colpi al minuto. Probabilmente il miglior modo di posizionare il velivolo era scaraventarlo giù in un punto intermedio tra il fuoco iracheno di terra e Jeff, per poi raggiungere a sud-ovest il punto di estrazione. Crisafulli pensa di dover estrarre 6 operatori, ma ce ne sono soltanto 3. Non sapevamo dove fossero gli altri. Jeff disse di andare. Erano soltanto loro 3. Intanto il Black Hawk continuava a essere colpito. Arrivavano colpi contro il comando di volo, le pale verticali. A quel punto, in qualche modo, decollammo. Protette da una nuvola di polvere, le forze speciali riescono ad allontanarsi. Per le gesta eroiche, Jim Crisafulli e il copilota Randy Stephens vengono insigniti di speciale decorazione. Jeff Sims, il capo squadra delle forze speciali, viene premiato con la stella d'argento. Per diverse settimane, le forze alleate continuano i bombardamenti aerei sull'Iraq. La macchina da guerra di Saddam è compromessa, ma non completamente distrutta. Schwarzkopf prepara quindi un complesso attacco a terra per portare a termine il compito. Alle 4 del mattino del 24 febbraio 1991 ha inizio la guerra di terra. Viene condotta con il più imponente attacco di elicotteri della storia. 300 elicotteri, con in testa i Black Hawk, trasportano in volo 5.000 uomini a 180 chilometri all'interno dell'Iraq. L'operazione ha un successo strabiliante. Migliaia di soldati iracheni vengono fatti prigionieri. Nell'arco di 100 ore, la guerra di terra in Iraq è finita. L'operazione dei Black Hawk con il 101° reggimento aviotrasportato ha dato prova dell'importanza di un fulmineo assalto elitrasportato e non un solo soldato americano ha perso la vita. Per 2 anni il Black Hawk e i suoi equipaggi ricevono onorificenze per i successi riportati nella guerra del Golfo. Le cose però non continueranno ad andare così. La successiva missione dei Night Stalker rappresenterà un incubo che perseguita l'America ancora oggi. Mogadiscio, Somalia, 1993. Prende l'avvio come grande missione umanitaria, ma diventerà la battaglia che costerà alle truppe statunitensi il più alto numero di vittime dopo il Vietnam. La Somalia è da anni sotto il terrore dei ribelli signori della guerra. In questo momento il paese è già assillato da tanti problemi e nel pieno di una grossa carestia. Gli Stati Uniti partecipano alla missione di pace dell'ONU con 38.000 uomini. Nel giugno del 1993 le forze del potente signore della guerra Mohammed Aidid uccidono 24 soldati delle Nazioni Unite in missione di pace mentre sono di ronda per le strade di Mogadiscio. L'America risponde con una serie di raid scova e distruggi condotti da Black Hawk e forze speciali sulle roccaforti di Aidid. 3 ottobre 1993. Viene programmata un'ulteriore missione per catturare 2 alti luogotenenti di Aidid.
Il comando operativo americano utilizza le immagini rilevate dagli elicotteri per trasmetterle in diretta radio TV e fornire materiale alla stampa mondiale. Si decide quindi di effettuare un attacco di giorno sull'obiettivo scelto. L'operazione Irene deve durare meno di un'ora. La missione, però, è irrimediabilmente destinata a fallire. Senza ombra di dubbio, avremmo preferito operare di notte. Avevamo a disposizione tutti gli strumenti necessari. Di giorno sarebbe stato un conflitto ad armi pari e nessuno l'avrebbe voluto. In un'operazione militare cerchi il maggior vantaggio possibile. Effettuarla di notte significava garantirselo. Avremmo voluto effettuare tutte le missioni di notte. Se bisognava andarci di giorno, lo facevamo. Ma in ogni caso avremmo preferito colpire di notte. Per gli equipaggi del Black Hawk, questa missione è ad alto rischio. Questa missione era azzardata come tutte le altre. Le condizioni per via della polvere erano pessime, come lo erano state altrove. Era una località denominata Mar Nero, dove si trovava la più alta concentrazione nemica. Non c'erano aree in cui atterrare e le strade a Mogadiscio non erano sufficientemente ampie. Sapevamo di non poterlo fare, tuttavia questo non ci impedì di portare uomini a terra. Grazie alla flessibilità del mezzo riuscimmo ad effettuare quell'operazione di inserimento di uomini detta Fast Rope, ossia di elisbarco, anche se questo ci avrebbe creato qualche problema nella loro estrazione. Sapevamo che questa missione comportava dei rischi aggiuntivi, li ritenevamo però accettabili e ce li assumemmo. Nel pomeriggio del 3 ottobre, 8 Black Hawk guidano un contingente di 19 velivoli, 12 veicoli e il 160° Reggimento Aereo Operazioni Speciali, composto da Delta Force e Ranger, fino al cuore di Mogadiscio. Il nome in codice dell'elicottero di testa è Super 62. Con il mio equipaggio eravamo in missione sul Super 62. Avevamo a bordo gli operatori Delta, i quali una volta a terra avrebbero dovuto entrare nell'edificio, catturare le persone che cercavamo, arrestarle e riportarle alla base. La mia responsabilità all'interno del gruppo era eliminare qualsiasi minaccia nei confronti delle forze a terra, che si trattasse dei Ranger o degli operatori Delta. A capo dei quattro Black Hawk incaricati di trasportare la forza di intervento rapido che deve tagliare fuori i rinforzi somali c'è Mike Durant, nel Super 64. Mike scelse di portarci in sospensione pensando che si trattasse solo di pochi secondi. Avremmo dovuto impiegarci 30 secondi, forse un po' di più, ma sembrò un'ora. Eravamo sospesi in pieno giorno sulla città. Stavamo sollevando un polverone immenso, ci creavamo una specie di cortina di fumo. Però la sensazione di disagio era fortissima, ci sentivamo vulnerabili. Eravamo molto in gamba nel riuscire a portare gli operatori dove fosse necessario, cioè sugli obiettivi, affinché potessero compiere la loro missione. In effetti la missione andò con successo e all'interno dell'edificio furono catturate e arrestate tutte le persone che si cercavano. Fu soltanto quando vennero fuori da lì che iniziarono i problemi. Eravamo tutti ai nostri posti. Ci allontanammo da quella zona e ci dirigemmo verso il nord della città. Non c'era altro da fare, visto che non si poteva tornare indietro a prelevare nessuno. A quel punto eravamo un semplice contingente. Durante quei 40 minuti di missione, il velivolo di Cliff Walcott e Donovan Riley venne abbattuto da un RPG. Capii subito che c'erano dei guai quando il Super 61 avvisò che erano stati colpiti. Li vidi di sfuggita proprio durante l'impatto. Un'enorme nuvola di polvere. Nessuno poteva sopravvivere a un incidente simile. Quando sentii Black Hawk Down, Black Hawk abbattuto, ricordo di essermi preoccupato davvero. Perché dietro una granata con propulsione a razzo, un RPG, ce n'è sempre un'altra. Pensai che non c'era più niente da fare, che ci avrebbero colpito. Ricordo di aver pensato, Dio, fa che si sbrighino ed escano da quel buco. Il Super 61 viene abbattuto dal fuoco di armi leggere da parte dei somali, che uccidono entrambi i piloti. L'equipaggio di un Little Bird effettua un atterraggio incredibile sul luogo dell'impatto, estrae i due sopravvissuti e li porta nell'ospedale statunitense.
In quel momento, le forze somale locali colpiscono da ogni lato i veicoli delle forze speciali americane a terra. Paul Shannon vede con i propri occhi il Black Hawk abbattuto e adesso è il suo velivolo, sotto il comando di Mike Goffena, a essere sotto tiro. Quando fui colpito avevo entrambe le mani sulla mitragliatrice. Non era abbastanza potente per gli obiettivi. Tutto ad un tratto la mia mano sinistra colpì il petto e io scivolai fuori dal mio posto, in fondo al velivolo. Gary Gordon prese il suo zaino ed estrasse un'indovina. Gli dissi che stavo bene, che non ne avevo bisogno. Era solo una piccola ferita, ma stava sanguinando un bel po'. Volevo soltanto essere certo che avesse tutto il tempo per fare ciò che andava fatto. Continuò a sparare e non si preoccupò di me. Brad Hollins prese il mio posto alla mitragliatrice. Lui era uno dei fucilieri e cominciò a fare fuoco. Diede a me il suo fucile per sparare. Mi posizionai dietro. A questo punto, con un fucile in mano seduto là in fondo, ebbi molto tempo per riflettere. Vidi un sacco di cose arrivarci addosso e capii che, dopo tutto, era pressoché inevitabile essere colpiti. I somali sono ormai esperti con i razzi terra-aria e adesso c'è la vittima numero due nei loro mirini. Mike Durant e il suo equipaggio sono intenti a fare fuoco di copertura per i Ranger bloccati a terra. Affiancò il Super 62. Dopo qualche minuto, due o tre al massimo, all'improvviso, alla radio avvisò che il 64 era stato colpito. Provammo a rientrare in formazione 4 o 5 volte. Eravamo stati colpiti proprio nella coda. Non riesco a ricordare con precisione, ci furono un paio di scambi di colpi. Dentro di me pensavo che quella era una macchina fatta per volare. Tutto sembrava a posto all'interno. Era stata fatta per incassare duri colpi. Se fossi atterrato lì sarebbe stato un disastro dal momento che non vi erano zone di atterraggio. Avrei dovuto farlo precipitare su una strada pur di riportarlo a terra. Avremmo volato per circa 5 secondi con la coda completamente disintegrata e quasi senza impennaggio verticale, ma andavamo avanti. All'improvviso disse che il 64 stava precipitando. Mike non è una persona facilmente impressionabile. Ma dal tono della voce sembrava un uomo sulla sedia elettrica. Pensai che per lui doveva essere un momento terribile. Forse non gli rispondevano i comandi, oppure era in caduta libera. Riuscivo a distinguere soltanto il terreno marrone e il cielo azzurro. Tutto il resto era una massa confusa. Ho portato il muso verso l'alto, dato che rischiavamo di cadere in picchiata. Eravamo in preda al panico, a circa 20 metri da terra. La sola cosa che mi passava per la mente in quel momento era stare dritto, tenere il velivolo sulle ruote. È stato progettato per assorbire l'impatto, ma solo stando sulle ruote. Se si atterra sul lato o a testa in giù, tutte quelle caratteristiche di sicurezza sono inutili. Quindi lottavamo per tenerlo sulle ruote. Come ci si è riuscito? Non lo so. Domenica 3 ottobre 1993. Gli elicotteri delle forze speciali trasmettono delle immagini scioccanti delle strade di Mogadiscio devastate dalla guerra. L'incubo peggiore dell'America si sta verificando. Gli uomini delle forze speciali Delta e Ranger lottano per la propria vita, bloccati nel cuore della città da centinaia di somali armati. Il Black Hawk Super 61 è stato abbattuto. Il Super 64 è stato colpito e insieme al copilota Ray Frank, il pilota Mike Durant sta lottando con tutte le sue forze per controllare il velivolo. Appena si staccò la coda, feci una comunicazione radio dicendo che avevamo perso il rotore di coda e stavamo precipitando. Poi ricordo di aver guardato Ray e di aver detto qualcosa circa la possibilità di farcela al di là dei motori. La verità è che la forza centrifuga era talmente forte da non permettergli di tenere le braccia alzate e staccare i motori.
In realtà gli riportava le braccia verso il basso, quindi finimmo con un motore a circa metà potenza e l'altro inattivo. Avvisò nuovamente che il 64 stava precipitando e subito prima di chiudere la comunicazione urlò il nome di Ray. Pensavo che sarebbero morti tutti. Non ricordo di aver toccato terra, ma l'impatto fu violento, tanto che, nonostante la robustezza del Black Hawk, il mio femore si spezzò di netto in due nel momento in cui toccammo il suolo. Mike Durant e Ray Frank giacciono privi di conoscenza tra i rottami. Anche i capi equipaggio, Tommy Field e Bill Cleveland, sono gravemente feriti. Non resteranno a lungo senza soccorso. Non c'era nessuno lì ad aiutarli, erano praticamente abbandonati a se stessi. Per fortuna non erano ancora arrivati i nemici, ce n'erano pochi in quella zona. Mike Goffena, nel Super 62, sorvola il luogo per far scendere due tiratori scelti dei Delta. I due fucilieri, Randy Shugart e Gary Gordon, medaglia al valore, chiesero l'autorizzazione di avvicinarsi. All'inizio cercammo di far arrivare Randy e Gary quanto più vicino possibile al Super 64, al velivolo di Mike e Ray, ma i detriti di cui era coperto il suolo finirono nel rotore. Scegliemmo un posto più adatto, ma era comunque zeppo di detriti. Così loro restarono sospesi a circa un metro e mezzo, e io detti un colpetto alla spalla di Randy e Gary. Gary mi segnalò l'ok con i pollici verso l'alto, un piccolo sorriso e saltò fuori. Difendemmo il luogo dell'impatto per più o meno 20-30 minuti prima che altri venissero uccisi o attaccati. Sul luogo dell'impatto, sia Randy Shugart che Gary Gordon restano uccisi in un violento conflitto a fuoco con i soldati somali. Per quanto io ne sappia, ciò che accadde a Gary e Randy fu che furono sopraffatti. Loro due ne estrassero quanti più potevano ed erano a corto di munizioni. Alcuni membri del loro equipaggio erano stati già uccisi. Mike Durant si trovava su un lato del velivolo con uno degli operatori. L'altro operatore era dall'altro lato del velivolo ed era stato colpito. Loro sentirono che era ferito e ridistribuirono le munizioni tra quanti erano ancora in vita, però vennero colti di sorpresa e uccisi tutti, ad eccezione di Mike Durant. Paul Shannon siede adesso nel Super 62. La mano ferita nel conflitto a fuoco con i somali. La scampata bella. La granata finì sul lato destro del velivolo, colpendo la parte sotto la posizione del capo equipaggio. Gli portò praticamente via il ginocchio destro. Cadde all'indietro, finendo su di me. Rimasi privo di conoscenza forse per 5-10 secondi. È difficile a dirsi. Anche il copilota era privo di sensi. Quindi tutto era nelle mani di Mike Goffena, che come pilota non è uguale. Lui istintivamente stava cercando un posto in cui metterci a terra. Pensava addirittura che saremmo precipitati proprio lì. Quindi individuò una strada in cui lasciarci e mentre noi iniziavamo a scendere, lui cominciò a tirare il collettivo con un po' più di forza. A quel punto capì che eravamo ancora in grado di restare in volo e che il pilota aveva visto la struttura portuale di Newport. Non c'erano navi, per cui l'area di scarico era libera e atterrammo lì. C'erano dei container molto alti e noi scivolammo dietro la protezione di uno di questi. Per fortuna ci fermammo prima di imbatterci in loro. Nel frattempo, i restanti Black Hawk possono solo vegliare sull'incolumità di Mike Durant, l'unico membro dell'equipaggio sopravvissuto all'impatto. A quel punto, cinque dei nostri Black Hawk erano stati abbattuti. Tutti pilotati da gente molto in gamba. Subito dopo, uno dei comandanti a terra chiamò dicendo che c'erano due compagni feriti e che sarebbero morti se non fosse riuscito a portarli fuori di lì. Il colonnello Arrow, che era al comando e controllava l'incursione, chiamò alla radio e disse che non poteva inviare altri elicotteri perché l'area era ad alto rischio. Bisognava tenere duro. Avremmo utilizzato mezzi blindati per arrivare da loro. Emotivamente posso essere preparato a fare questo. In quel momento ce l'avamo scrollati di dosso una responsabilità.
Quindi, da un lato, mi sentivo sollevato. Sì, probabilmente non saremmo stati colpiti, non saremmo stati uccisi. Ma dall'altro lato volevo disperatamente andare in aiuto. Feriti e sotto shock per quell'incubo pazzesco, i Delta e i Ranger, infine, vengono portati in salvo da un convoglio di blindati dell'ONU. Mike Durant, fatto prigioniero e torturato, viene in seguito mostrato in TV al mondo intero. All'inizio, quando vieni catturato, hai paura per la tua vita. La sopravvivenza diventa la priorità assoluta. Sono Mike Durant, dell'esercito americano. Muori dalla voglia di sapere quello che accade intorno a te, dove sono gli altri, in quali condizioni, se sono sopravvissuti. Non mi risultava di sopravvissuti fino alla liberazione. Quanti anni hai? Quanti anni ho? 32. Che fossimo sopravvissuti o no, gli altri avrebbero fatto di tutto per tirarci fuori di lì. E quasi non ti senti più solo. Sai che tutti sono pronti a fare il possibile. Sono un pilota di Black Hawk. Non riesco a spiegarmi come non sia stato ucciso. È un miracolo, è fortuna, è qualunque cosa in cui decidi di credere. Io ho fatto alcune cose che possono aver contribuito alla mia sopravvivenza, ma molte altre non dipendevano da me. Tutti noi, tornando dalla missione quel giorno, sapevamo di Mike e Ray, cioè che Ray era morto e che l'operazione era fallita. Venimmo a conoscenza, insieme al resto del mondo, del nastro di Mike, con le sue immagini in prigionia. E poi vedemmo anche i filmati in cui venivano trascinati per le strade i corpi dei nostri morti. Eravamo inorriditi. Ci faceva una rabbia terribile il fatto che fosse accaduto ai nostri compagni. Volevamo vendetta, più di qualunque altra cosa. Erano nostri amici, non persone sconosciute o conosciute per caso. Ci conoscevamo da anni. C'è chi racconta che ci si sente come fratelli, ma si è più vicini a queste persone che ai propri fratelli. E questa cosa ti faceva impazzire. Maddening. 18 soldati americani sono stati uccisi e 76 feriti. Centinaia di somali sono morti. Dopo 5 giorni di intense trattative, Mike Durant viene rilasciato. C'è una grande gioia nell'essere rilasciati, ma poi scopri che alcuni dei tuoi migliori amici non ci sono più e questo è sconvolgente. Ci vuole un po' di tempo prima di superare la cosa. Bisogna imparare dalle lezioni più dure. I Night Stalker sono stati utilizzati per missioni diurne e non notturne, quelle a cui erano stati destinati. Mogadiscio, però, viene ancora ricordata per l'incredibile coraggio dei soldati della Task Force e le eccezionali capacità di volo degli equipaggi dei Black Hawk. Il Black Hawk è in servizio in tutto il mondo da 25 anni. Con la sua tecnologia avanzata, questo straordinario elicottero resterà all'avanguardia nel combattimento in un'era di guerra elettronica. Per gli uomini dell'equipaggio, però, il Black Hawk è qualcosa di più. È una macchina potente che garantisce il successo di fronte alle avversità. Credo davvero di dovere la mia vita al progetto del Black Hawk. L'impatto al suolo fu molto violento e fuori dubbio che con molti altri tipi di elicottero non sarei sopravvissuto. Se non fosse per il Black Hawk, non sarei seduto qui oggi.